vivono, suonano, tempestano a Modena e lo fanno da ben 4 anni. Questa è la Metralli. Hanno già inciso un disco nel 2011, un EP nel 2012, hanno scritto un brano per una serie televisiva americana. Nel 2013 comporranno la colonna sonora di un documentario di denuncia per il Mozambico. Hanno vinto premio Ciampi e sono stati segnalati addirittura dalla FIMI. Direi che qui c'è da ascoltare qualcosa. Singolarità, effetto, opera. Non lo facciamo da soli, nessuno mai lo fa. Siamo operatori sociali, insegnanti, postini, videomaker, impiegati. Siamo uno qualunque. Siamo 7, 8 miliardi di persone che in questo momento e per qualche anno ancora abitano qui. Ecco, sentite. C'è una dichiarazione di intenti, una totale aderenza a ciò che sentiamo giusto e vero, come una dichiarazione d'amore. Richiede coraggio. Vorremmo lasciare una ditata, un fossile, un tratto del nostro passaggio, della nostra musica, per la seconda volta su un disco. Un segno del nostro modo di essere che resiste ad una logica che vuole inquadrare tutto ciò che si fa. E intrattenere il pensiero, il cuore di chi inciampa nella musica. Siamo la Metralli. Qualcuno o qualcosa con un nome che occupa uno spazio, un minuscolo ma preciso spazio di risonanza. Una eco di voce piccola e decisa che da 4 anni in noi, ma forse centinaia o migliaia in tutti, dà un segno della sua resistenza poetica. Siamo qualcuno che crede ancora che si possa far pensare, cambiare lo sguardo di chi ascolta e chi lo fa, possa far pensare, cambiare lo sguardo a chi fa musica. Il nome Metralli è decisamente originale perché unisce l'immisurabile, il metro, con il metallo e li fonde insieme. Così la loro musica diventa un ensemble di tutti i tipi musicali, degli opposti e contrastanti, tipo, non so, la musica futura con la musica antica, la musica ironica con la musica drammatica. E così, questo è il significato che racchiude in sé forse la bellezza che bisogna ascoltare e bisogna cercare. Allora, forse la musica ha bisogno ancora di essere ascoltata? Questo lo lascio decidere a voi. Andate a guardare il loro progetto su www.musiccraser.com.